La musica è come la vita. Inizia con una tonalità ben precisa, ma poi si sviluppa con accordi a volte dissonanti e ci porta lontano, in luoghi a noi sconosciuti. Alla fine, però, ritrova sempre la sua strada, quella che conduce alla tonalità iniziale, a ciò che siamo e che abbiamo scelto di essere. Questo è per noi studenti del liceo musicale la musica che suoniamo. 1, 2, 3, 4. In via San Zeno 3, nel centro storico della città di Pisa, non lontano dalla famosa Torre Pendente, adiacente alle mura pisane e a pochi passi dalla piazza Santa Caterina, sorge il liceo statale Giosuè Carducci, polo liceale comprensivo di 4 diversi percorsi liceali: liceo delle scienze umane, il liceo economico-sociale, il liceo linguistico ed il liceo musicale, nato con il provvedimento di riforma del 2010. E introdotto al Carducci nell'anno scolastico 2014-2015. Nel liceo musicale, oltre alle materie dell'area comune che si trovano in tutti gli altri indirizzi liceali, nel piano di studi sono presenti ben 12 ore settimanali di materie di indirizzo che accompagnano gli alunni per tutti e 5 gli anni. Tra queste sono comprese quelle teorico-pratiche collettive, come teoria analisi e composizione, storia della musica e tecnologie musicali, supportata questa da un laboratorio di informatica musicale, e quelle esecutive con lezioni individuali. Ogni alunno studia 2 strumenti musicali. Al pari di tutti gli altri licei, il musicale, oltre a costituire il trampolino di lancio istituzionale per l'accesso al conservatorio, dà accesso a tutte le facoltà universitarie. Il liceo musicale Giosuè Carducci di Pisa ha puntato da subito sulla musica d'insieme. Grazie ad una modifica al piano nazionale, nell'ottica della legge sull'autonomia didattica, è riuscita ad istituire un'orchestra sinfonica e un coro ai quali partecipano tutti gli alunni della scuola, dalla prima alla quinta, nessuno escluso. Inoltre, un'orchestra d'archi, una di fiati, una di chitarre, oltre a vari complessi cameristici, tra cui l'ensemble di flauti, quello di percussioni e quello di musica jazz. E poi, altre formazioni dal duo al trio e al quartetto, varie formazioni corali e perfino a gruppi di arte scenica destinate agli allievi di canto. Infine, beneficiando degli ingenti finanziamenti europei che il liceo musicale ha ottenuto partecipando ad un progetto del Piano Operativo Nazionale 2017, finalizzato al miglioramento dei laboratori professionalizzanti dei licei musicali e coreutici, è stato possibile ampliare enormemente il suo parco di strumenti e di attrezzature elettroniche, avendo perfino l'opportunità di creare, nei locali appositamente ristrutturati dalla provincia di Pisa, un vero e proprio studio di registrazione, la cui sala di ripresa può essere trasformata, in tempo reale, in un'aula multimediale destinata non solo alle attività proprie del liceo musicale, ma anche ad altre attività laboratoriali dell'intera comunità scolastica. Si è così avuto modo di continuare, accresciuto da nuove possibilità finanziarie, il cammino intrapreso fin dal primo momento della creazione del liceo musicale pisano. Un percorso caratterizzato da un impegno organizzativo, didattico, immaginativo, inventivo, teso costantemente alla ricerca di sempre più alti livelli qualitativi, che è riuscita ad unire la dimensione culturale con la gioia di stare a scuola e di imparare, avendo la netta sensazione di fare cose importanti, serie, professionistiche, in un ambiente fatto di persone accoglienti, dove si è piacevolmente riusciti a coniugare l'alta professionalità con il più puro, costruttivo, sereno divertimento.